La Federazione Italiana degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapia ha celebrato l'8 settembre la Giornata Mondiale della Fisioterapia. La fisioterapia in tutti i luoghi di vita è il tema scelto per l'occasione, abbracciato anche dalle sezioni venete dell'Ordine. Attraverso questa giornata vogliamo proprio avvicinarci alla popolazione, ai cittadini, a far capire come rivolgersi a un fisioterapista, come riconoscere che il fisioterapista a cui si rivolgono è effettivamente un iscritto all'ordine professionale. E quindi in merito a questo abbiamo fatto anche un video che dopo presenteremo con Sammy Basso. Ci siamo anche appoggiati a lui, che in quanto utente ha voluto dimostrare come è importante nella vita avere questo tipo di approccio e di aiuto per la propria salute. 70.000 i fisioterapisti in Italia, 5.000 nel Veneto. Si occupano di bambini, adulti e anziani, assicurando un valore aggiunto alla qualità di vita delle persone. In Nord Europa, nei paesi più avanzati dal punto di vista sanitario, i numeri sono il doppio a parità di popolazione. Abbiamo il doppio di fisioterapisti. Questo indica che c'è una criticità di assistenza fisioterapica nel nostro sistema e forse dovremmo aumentare i posti nei corsi di laurea per avere più fisioterapisti da giocarci nel territorio. L'Ordine inoltre sta promuovendo l'istituzione del fisioterapista di comunità anche in Veneto. Ha un ruolo fondamentale perché aiuta il benessere personale delle persone, ma anche al sistema di diventare sostenibile, perché intercettiamo le domande prima che arrivano negli ospedali e nelle strutture più complesse, riducendo la domanda di salute più impegnativa. E per sensibilizzare tutti all'importante ruolo del fisioterapista, l'Ordine ha patrocinato pochi giorni fa la Lessinia Legend Run, gara di corsa tra le montagne veronesi. A cui hanno potuto partecipare alcuni pazienti malati affetti da malattia di Parkinson, i quali sono stati inseriti nella 10 km non competitiva. Ognuno era affiancato dal proprio fisioterapista in modo da poter dare la miglior prestazione in base alle proprie difficoltà ed è stato sostenuto dalla partenza al traguardo. Il fisioterapista dunque è sempre più anello fondamentale nella gestione dei bisogni di salute della popolazione.